Buonasera, ben ritrovati con Azzurra Sport. In apertura parliamo di volley perché mentre Conegliano e Piacenza sono in campo in questi giorni per contendersi lo scudetto, impazza già il volley mercato. La Igor ha definito la conferma di Marco Fenoglio in panchina e sogna, ed è davvero vicinissima, secondo Radio Mercato, a Francesca Piccinini. Con la stagione ormai in archivio in casa Igor, è già tempo di progettare il futuro con l'allestimento della squadra chiamata a difendere i colori azzurri nella prossima stagione. Il primo segnale dato dalla società riguardo ambizioni ed aspettative è arrivato con la firma di Laura Dichema, regista olandese dall'indiscusso talento, capace di una vera e propria crescita esponenziale nelle ultime stagioni. A fare il punto sullo stato delle cose è il direttore generale del club, Enrico Marchioni. Il nostro futuro, esordisce, riparte da Marco Fenoglio, che guiderà la squadra anche nella prossima stagione, e da Laura Dichema. Partendo da queste basi, stiamo lavorando a 360 gradi sul mercato, in attesa che venga fatta chiarezza sulla norma che regola l'utilizzo in sesteto di atlete italiane e straniere. Si giocherà obbligatoriamente con quattro italiane? È una norma che è stata avallata dal Consiglio federale, ma che non ha riscontrato consensi tra i club, anche perché se nella prossima stagione ci sarà ancora il Club Italia al via della Serie A, si tratterebbe di una regola di scarso significato, visto che alcune atlete italiane promettenti verranno inserite in quel progetto e non potranno essere nelle rose dei club di A1. Nessun dubbio, comunque, sulle ambizioni del club. Il progetto era e rimarrà sempre molto ambizioso. Non deve essere una stagione negativa a demolire quanto di buono è stato fatto nei 3 anni di storia precedenti. Lo sport è anche questo: quando si pensa di aver intrapreso una strada vincente, possono arrivare delusioni cocenti, che però possono fornire ottimi input su come organizzare il futuro. Nomi? È normale che in questo momento vi sia una grande curiosità da parte dei tifosi e li voglio rassicurare: a breve potrebbe succedere qualcosa di molto interessante. Intanto, sia chiaro, vogliamo farci perdonare un anno difficile e per farlo vogliamo assecondare il palato fine dei nostri sostenitori. Ormai data per certa la partenza di Martina Guigi verso la Savino del Bene Scandicci, sicura al centro la permanenza di Sara Bonifacio, possibile quella di Cristina Chierichella, ma la vuole la Imoco Conegliano, soprattutto se perderà Righetti, che potrebbe cambiare aria. Ancora controattualizzato il libero Stefania Sansonna, che potrebbe rimanere. La voce più clamorosa però riguarda il ruolo di schiacciatrice ed è stata anche riportata da vari siti specializzati. Sarebbe vicino l'arrivo alla Igor Gorgonzola Novara di Francesca Piccinini, emblema del volley azzurro e in questa stagione MVP delle finali di Champions League vinte con la maglia della Pomì Casalmaggiore. Saranno contenti fotografi anche tifosi se dovesse arrivare Francesca Piccinini, non solo per le sue qualità tecniche ma anche per quelle fisiche, icona del volley azzurro negli ultimi 20 anni, la giocatrice di Massa Carrara. Adesso parliamo di atletica con il meeting svoltosi al Verbatron in occasione della festa della liberazione. Organizzato dalle società verbanesi Gruppo Atletica Verbania e Avis Marathon Verbania, si è svolto lunedì 25 sulla pista di Pallanza il terzo meeting della Liberazione. Il vento che ha soffiato per tutto il giorno non ha impedito il regolare svolgimento della manifestazione, alla quale hanno partecipato 24 società provenienti da Piemonte e Lombardia, per un totale di 305 atleti, ai quali vanno aggiunti 52 atleti diversamente abili che hanno partecipato a gare loro riservate. Il vento ha un po' condizionato i risultati cronometri, ma non lo spirito agonistico degli atleti, che si sono dati battaglia nelle diverse specialità. Nei 2000 cadetti, bella affermazione del verbanese del GAV Lorenzo Caretti, che ha preceduto lo solano del Genzianella Leonardo Appetito. Nei 200 cadette, Veronica Bona dell'Atletica Vigezzo, stavolta ha dovuto cedere la prima posizione a Saud Maggiulini del Gaglianico. Di Gaglianico anche Lorenzo Puscedo, che ha primeggiato negli 80 metri piani precedendo Giorgio Isacco del GAV. Alessia Berbiglia, anch'ella del Gaglianico, ha vinto gli 80 metri piani cadette. Al secondo posto Chiara Falcone dell'Atletica Cistella. Nei 100 metri piani categoria assoluta, primo posto per l'atleta del GAV Alberto Giordano davanti a Lorenzo Piani dell'Atletica Cistella, mentre in campo femminile la più veloce è stata Alessia Crippa del Cistella, che ha battuto Giulia del Grande della Polisportiva Santo Stefano di Borgomanero. Nei 400 metri piani assolute vittoria di Gloria del Sindaco della Cadese Monique Giraud, mentre negli 800 è stata Ludovica Megna del Gaglianico ad imporsi su Giulia Chiara D'Averio del GAV. Alberto Giordano del GAV ha vinto i 400 maschili assoluti precedendo nettamente l'Alessandrino Andrea Gnoifo. Le staffette 4% categoria ragazzi sia maschili che femminili sono state ad appannaggio della SD Gravellona VCO.
Nel salto in lungo cadetti, successo per Giulia Franceschetto del Cistella e di Davide Favro del Gaglianico. Nel giavellotto cadetti a lanciare più lontano è stato l'aronese Davis Vestari. Lorenzo Del Grande della Polisportiva Santo Stefano ha vinto tra gli assoluti, mentre la sorella Giulia ha vinto tra le assolute. Nel tetratlon ragazzi, primo posto per Emanuele Bivo del Gav davanti a Luca Forni del Cistella. Tra le ragazze invece è stata la borgomanerese Eleonora Piana a primeggiare, al secondo posto Elisa Isacco del Cistella. Nella marcia va registrata la vittoria di Ilaria Lamberti del Gav nei 3000 metri assolute e di Silvia Boidi dell'Atletica Alessandria nei 2000 metri ragazze. Tra i ragazzi si è imposto Matteo Mandarino di Carignano. La gara clou della giornata sono stati gli 800 metri maschili, dove si è assistito a un bel duello. Al termine dei due giri di pista la vittoria è andata alla promessa Marco Gattoni dell'Unione Giovane Biella, secondo posto del valsesiano Luca Alciato e terzo per Alex Cavigioli di Borgomanero. A seguire Giuseppe Affabile e Samuele Viana. Prossimo appuntamento nel VCO con l'atletica su pista per l'11 giugno a Gravellona, ove sull'anello del Boroli andrà in scena il meeting di San Pietro, manifestazione a carattere regionale nella quale sono attesi atleti alla ricerca del minimo per partecipare ai campionati italiani assoluti. Siamo ora alle bocce, precisamente alle raffa, con le società del nostro territorio che si stanno facendo davvero onore nei vari campionati di categoria. Sabato scorso i nostri eroi erano in giro per l'Italia a difendere i colori della Raffa VCO e si sono fatti onore. In categoria A la bocciofila Possaccio era impegnata contro i comaschi della Cadorago ad Appiano Gentile. È finita 1-1 e nella fattispecie il punto in casella è andato all'individualista Renato Biancotto, mentre la terna, Angelini Bordini Tosi, poi sostituito da Colombo, ha pareggiato. Nelle sfide di coppia lo stesso Biancotto insieme a Bruno Fiore ha perso, mentre l'altra coppia, Angelino Colombo, ha fatto pari. Invece in categoria B la Bolongaro, che giocava a Sassuolo, ha fatto il colpo grosso. Un 3-1 finale che non lascia spazio ad alcun rimpianto. Vittoria nella terna, Romuzzi Lazzaro Galli, sconfitta nell'individuale di Walter Fantoli, che si è subito vendicato vincendo la doppia sfida di coppia in compagnia del valido Romuzzi. L'altra sfida di coppia vedeva protagonisti Lazzaro Zanga, che hanno portato sul doppio vantaggio il club del Lago Maggiore. Bene ha fatto anche la squadra del Gattugno, categoria C, nell'andata disputata a Pieve di Ledro in Trentino. Ha vinto 1-0 decisiva la coppia Gilberto Mignosi e Stefano Maurini in grande giornata, mentre il resto del gruppo ha fatto pari nella terna, nell'individuale e nell'altra sfida di coppia. Oltre ai due già citati hanno partecipato anche Daniele Maurini e Andrea Pistarini, figlio del presidente della bocciofila, Aldo Tottoli e Matteo Cominoli, un puro caso di omonimia con il nostro Roberto. Tutte e tre le sfide di ritorno si giocano sabato 30 aprile. Possaccio sui suoi campi in arriva a San Giovanni, quelli della Bolongaro sui campi dell'Ampi di Crusinallo e i ragazzi di Gattugno e Trobaso. Facendo i debiti scongiuri, l'esito potrebbe dare soddisfazione ai tifosi che non mancheranno, ma dovranno dividersi su tre località. Intanto si sono chiuse la gara di Borgomanero e di Crusinallo. In quel di Borgo hanno prevalso Barilani e Pagani del Villafranca su Gualtieri e Tonin della Virtus Zeme. Terzi Zanzi e Rama del Malvestiti, quarti i fratelli Gianfranco e Sergio Bordini del Possaccio, il primo dei quali reduci dalla maratona del pomeriggio da Piano Gentile. A Crusinallo ha finito per trionfare Bolongaro, in finale infatti sono andati Fabio Lazzaro, battuti Maurini, Zonca e Barbieri, e Gaetano Ielpo, battuti Albertini, Trisconi e soprattutto Gianfranco Bordini, che vinceva 11-1. In finale, dopo poche mani e con gesto di fair play, il presidente Lazzaro ha ceduto il passo a Ielpo, alla sua prima vittoria in carriera. Infine un bel terzo posto per Angelini Tosi del Possaccio in terra lombarda nella nazionale di Lecco. Siamo al calcio femminile, ultimo impegno casalingo dell'anno per il Masera, che ha battuto 3-0 la Junior Gold School in gol per le ossolane Ferraro, Noretta e Martina Cerini. Le maseresi hanno avuto il merito di chiudere la pratica nella prima mezz'ora, gestendo successivamente il vantaggio in una partita che però non è stata spettacolare anche a causa delle condizioni meteo con un fortissimo vento. Ora testa l'ultima di campionato, la trasferta contro il San Savio Rocchetta, per chiudere positivamente un'annata che complessivamente è stata abbastanza deludente. Il Masera dovrebbe chiudere al sesto posto. Così l'ultima trasferta sarà utile per prepararsi al meglio alla via della Coppa Piemonte in programma da domenica 8 maggio. Ed ora ci occupiamo del torneo giovanile organizzato dalla Juve Dom il 25 aprile. Si è svolto il 25 aprile al Curotti a Cosasca la prima edizione del Trofeo Primavera, riservato alla categoria esordienti 2004. Il torneo era di rilevanza nazionale, ottima la qualità tecnica vista in campo grazie alle squadre partecipanti ed apprezzabile anche l'affluenza di pubblico. Unico neo è stato il forte vento che ha imperversato per tutta la giornata, condizionando i giovani calciatori.
Ad alzare il trofeo al cielo sono stati gli esordienti della Pro Sesto, che in una finale combattuta contro una varesina mai doma si sono imposti per 5-3 dopo i calci di rigore. Sul terzo gradino del podio il Baveno, che ha sconfitto per 1-0 l'Insubria. Al quinto posto la Baranzatese, quindi Voluntas Suna e Juve Domo. Ci riteniamo soddisfatti di come è andato il torneo. Dal punto di vista tecnico si sono viste ottime cose e ci ha fatto piacere anche la partecipazione sulle tribune, con tanti simpatizzanti che hanno tifato in maniera corretta. Questa manifestazione, sottolinea Manolo Giampaolo, ex capitano della Juve Domo e ora uno dei responsabili del settore giovanile Granata, ha ancora una volta di più evidenziato l'ottimo lavoro svolto dalla società e da tutto lo staff tecnico organizzativo del settore giovanile nel coinvolgere realtà calcistiche di fuori provincia o regione che da anni non si vedevano in ossola. Non ci resta che proseguire su questa strada, conclude Giampaolo. E con questo servizio di calcio giovanile noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Vice Azzurra TV.